Alto sulla baia, il pan di zucchero offre la sua mole solenne e bizzarra a chi arrivi a Rio de Janeiro. Poi da Copacabana a Botafogo è un moltiplicarsi di spettacoli. Ma la città così promettente, a guardarla dall'alto, si presenta inquieta. Si controllano gli ultimi soprassalti del movimento capeggiato dai militari. L'ambasciata statunitense è protetta da sentinelle. Durerà lo stato d'emergenza finché Joe Cafe Figlio avrà consolidato il nuovo governo. Momento drammatico della crisi è stato il suicidio di Vargas dopo le sue forzate dimissioni da presidente. Vargas ebbe il suo gran momento quando schierò il Brasile con gli alleati. Oggi un corteo di popolo accompagna il feretro del presidente Gaúcho. Da molti condannata, la sua fine ha però toccato il sentimento patetico della folla.